Dottor Lupidi, in che misura, dal suo punto di vista, le tecnologie oggi possono costituire un'opportunità per incrementare il valore e la redditività per chi si occupa di intermediazione immobiliare? Tecnologia a sé, presa da sola, vale pochissimo in un mercato come quello competitivo che stiamo vivendo. La tecnologia al servizio degli uomini invece moltiplica velocemente la possibilità di interconnessione con altre persone. Quindi quello che noi stiamo facendo, ad esempio nel nostro mondo, che è la finanziare il mondo immobiliare, quindi dare credito a chi vuole acquistare immobili soprattutto, è cercare di essere veloci, tempestivi nell'incontrare la clientela. Quindi domanda da parte dell'agente immobiliare che ha il cliente in sede, nel giro di qualche minuto, davvero qualche minuto, riusciamo a dare risposta, una consulenza con delle persone preparate e atte a fare questo, iscritte OAM, quindi abilitate per legge a poterlo fare in tempo reale, quindi con una video intervista. Se l'agenzia immobiliare ha a disposizione anche soltanto uno smartphone si può fare, e quindi la tecnologia è importante perché avvicina le persone. È chiaro che poi c'è bisogno della qualità delle persone per poter sviluppare il business. Il fattore umano è ancora determinante. Senta, vi faccio un'ultima domanda invece sullo stato della crisi che l'Italia ha vissuto nel 2008. Sono passati 10 anni dopo la Lehman Brothers, la crisi sistemica che ha colpito tutto il mondo, ovviamente compresa l'Europa, compresa l'Italia. 10 anni dopo, a che punto siamo? Lei che sentore ha oggi? Ma guardi, noi viviamo in un mercato che è cambiato strutturalmente. Quindi per noi non parliamo più di crisi già da qualche anno, cioè stiamo vivendo in un mercato nuovo. Dobbiamo essere bravi ad adattarci al nuovo mercato. Gli spazi sono tantissimi perché comunque è ripartito il mercato, nel senso che aumentano le vendite, c'è più fiducia, anche se i prezzi continuano a calare, ma la volontà, la voglia, no, di continuare ad esserci sul mercato c'è. È un approccio diverso, se vuole più razionale al mercato, al consumo, ai beni, come all'acquisto di beni immobili, ma sicuramente il mercato c'è.